Per chiunque abbia perso il sonno per questo, togliamo di mezzo il dubbio su quel grande cliffhanger. No, Klaus non è morto. Nonostante il dardo della balestra gli abbia trapassato nettamente il petto, l'allievo più sbarazzino dell'Accademia è tornato dall'aldilà molto vivo. Non c'era ovviamente nessun senso che Umbrella Academy uccidesse Klaus così all'improvviso e senza tante cerimonie. Questa non è nemmeno l'unica volta che la serie lo ha mandato nell'aldilà. Ma questa strana piccola sottotrama è utile per una delle più grandi frustrazioni ricorrenti con questa serie. Troppo spesso sembra che anche le questioni della vita e della morte non abbiano una posta in gioco reale. Ad essere onesti, parte di questo è caratteristico di una serie sui viaggi nel tempo, dove tutto, almeno in teoria, può essere annullato. Ma troppo spesso non è chiaro se le azioni dei personaggi abbiano un peso maggiore. Prendi il momento più eclatante e oscuro dell'episodio, quando Allison, impantanata dalla rabbia, dal dolore e dalla solitudine, risponde al rifiuto di Luther usando i suoi poteri per ordinargli di desiderarla. Questa è una violazione davvero sorprendente, e mentre alla fine gli ordina di fermarsi dopo un lungo bacio, è chiaro che le cose sarebbero potute andare molto, molto oltre se lei lo avesse voluto. Sembra che dovrebbe essere un punto di svolta per entrambi i personaggi. Luther è turbato per essere stato manipolato e maltrattato dalla sorella adottiva, e Allison è inorridita per ciò che i suoi traumi l'hanno fatta diventare. Dovrebbero esserci conseguenze reali e durature, e forse si presenteranno negli episodi a venire. Ma in questo episodio l'impatto immediato sembra a malapena realizzarsi. Luther, senza alcun trauma apparente, trascorre la scena successiva parlando con Victor. Allison passa quasi immediatamente a gestire la situazione di Harlan. E forse è proprio questo il problema. Umbrella Academy sta cercando, e talvolta fallendo, di bilanciare gli archi narrativi dei personaggi della serie con la sua trama sempre più intricata. A metà della terza stagione, il nodo Harlan sembra particolarmente difficile da districare. Luther suggerisce che Harlan stia manipolando Victor come faceva Leonard Peabody nella prima stagione, e sebbene sembri una valutazione ingenerosa, è sorprendente che Lester Pocket, lo pseudonimo usato da Harlan, abbia le stesse iniziali di Leonard. Dopo un breve combattimento, Victor discute con Harlan della morte delle loro madri, un paradosso intrigante di per sé, e scopre che Harlan le ha uccise accidentalmente, scatenando i poteri che ha acquisito da Victor nel tentativo fallito di connettersi con altri come lui. Dopo un po', Victor passa dal minacciare Harlan alla comprensione, mescolato con una buona dose di senso di colpa, e decide di rinnegare la sua promessa alla famiglia e portare via Harlan di nascosto prima che gli Sparrow possano prenderlo. Ma mentre si svolgono tutti questi drammi interpersonali, è difficile non rivisitare una domanda che gli stessi Umbrella Boys si pongono spesso. C'è qualcosa di veramente importante di fronte all'apocalisse? La risposta è teoricamente sì, se non altro per i nostri eroi, che portano i ricordi e le cicatrici di eventi che la maggior parte delle persone non riesce nemmeno a comprendere, e in questa linea temporale alcuni eventi non sono nemmeno accaduti. Questo è un ricco filone se si prendesse la briga di portare quelle storie alle loro logiche conclusioni. Ma poiché l'inevitabilità del Kugelblitz minaccia di consumare sia l'universo che il resto della terza stagione, spero che Umbrella Academy trovi un modo per far sentire i pericoli apocalittici e le conseguenze umane altrettanto pesanti. 5 è tipicamente così imperturbabile che è sorprendente e umanizzante vederlo sconvolto dall'aver assistito alla morte del suo vecchio sé. Come sempre, la performance di Aidan Gallagher è una delle più grandi risorse di questa serie. Nel cliffhanger che conclude l'episodio, 5 attraversa la porta riservata ai membri di un bar per motociclisti e scopre il nostro vecchio amico scimpanzé, Pogo, in questa sequenza temporale divenuto un tatuatore dall'aspetto brizzolato. I Mothers of Agony provengono dai fumetti, ma il loro nome è anche un richiamo piuttosto divertente alla serie Sons of Anarchy.